Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lo faremo. Allora, il governo della destra cattiva. L'altro giorno Calenda cosa ha detto l'altro giorno? Che i direttori hanno torto, siccome non hanno votato per lui. Calenda ha detto che il governo, che gli elettori sono sbagliati. In attesa di sostituire gli elettori italiani con quelli di Calenda, che arriveranno non si sa da dove, adesso sappiamo che in Europa, non solo in Italia, c'è una destra cattiva. In Italia ci sono le elezioni, come in altri posti del mondo. In Cina non ci sono le elezioni e casomai qualcuno dei suoi ospiti piace la Cina. In altre parti del mondo ci sono regimi autoritari dove si vota, e si vota però non si sa con quale grado di libertà, penso alla Russia e altrove. In Italia c'è la libertà, c'è un governo legittimo e quindi archivio la questione della destra cattiva, poi la destra buona vediamo quando arriverà. Insomma, io vedo pessime sinistre in giro. La vicenda di Firenze, io ho visto adesso l'immagine che si è vista varie volte, io mi auguro che abbiano dato, e penso di sì, un volto a quel corpo che dà dei calci e che quella persona paghi le conseguenze giudiziarie del suo atto di violenza. La polizia, la magistratura ci sono per questo, nessuna impunità. Sei di destra, peggio, sei di sinistra, ti puniscono chiunque sia. Nella cronaca di quella vicenda, però, la informo, un'altra trasmissione televisiva che ho visto ieri sera faceva vedere altri filmati in cui c'era questa aggressione orrenda da condannare, galera, tutto quello che è necessario, c'è il codice penale. Ce n'erano anche altre, quindi pare che fosse stata una rissa, perché quelli vanno coi volantini, quelli li cacciano, perdoni, e quello Gasparri, reagisce in modo inaccettabile. Chiunque ha sbagliato. Solo per chiarirmi le idee con lei, la responsabilità penale è sempre personale, singola. Però noi parliamo di un clima che pensavamo fosse sparito. Cioè la lotta politica che diventa violenza davanti alle scuole, per me è una cosa che a stento della mia primissima infanzia, mi ricordavo. Allora, ci arrivo al clima. Allora, guardi, il clima, io non parlo di cose personali, io stavo in una scuola tutta di sinistra a Roma, il Tasso, con Tajani, c'era anche Gentiloni che stava dall'altra parte politica, quello che ho subito io, ci vorrebbero 8 trasmissioni, ma non voglio fare rivendicazioni personali, perché uno potrebbe dire, ma io stavo in una scuola diversa, era il contrario, io ho subito di tutto di più. Detto questo, io credo che si debba stroncare questo clima di violenza, punendo in maniera esemplare chi ha sbagliato, chiunque sia. Però dico anche alla preside, perché ne ho parlato con Valditara, che ha scritto la lettera, un conto è condannare la violenza, un conto è che la preside dice chi difende le frontiere è un fascista. Non è così, perché le frontiere esistono in tutto il mondo. Le aggiungo una cosa, a Firenze, in reazione a questi episodi, si è svolto un corteo, penso che lei abbia le immagini, durante quel corteo hanno sventolato la bandiera della Jugoslavia, che non esiste più perché la Jugoslavia si è distrutta, e hanno inneggiato a Tito e alle foibe. La preside è disposta, dopo aver scritto giustamente una lettera, a fare una seconda lettera alla preside contro quelli che inneggiano alle foibe? Oppure, se un idiota che deve essere arrestato e condannato prende a calci un ragazzo, condanniamolo, questo giustifica il fatto che si inneggino alle foibe? E la preside, che fa bene a deprecare la violenza, può dire che sta tornando il fascismo in Italia? In Italia non sta tornando il fascismo, voglio assicurare la preside, ci sono le elezioni, se il suo partito le perde non è che vince il fascismo.